Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò come costruire un portapenne fermacarta utilizzando un semplice pezzo di tronco di ulivo. Cominciamo con la pialla a filo e spianiamo le facce del nostro pezzo di ulivo. Al bancosega attestiamo il pezzo. Con l'aiuto di uno scalpello togliamo più corteccia possibile. Questo pezzo ci servirà per le successive lavorazioni. Ora che abbiamo ben ripulito la corteccia dal pezzo, sfiliamo due tavolette da circa un centimetro di spessore. Questi che vedete sono i pezzi che utilizzeremo per costruire i nostri due portapenne. Dopo aver segnato la perfetta metà di quello che sarà la base del nostro portapenne, procediamo con la successiva fase di taglio. Dopo aver posizionato il disco del banco seca a 45 gradi, effettuiamo i tagli sulle strisce di spessore 1 cm. Tagliamo le due strisce da 1 cm in pezzi di lunghezza 9 cm. Sono quelli che comporranno il nostro portamatite. Per incollare pezzi di questo genere perfettamente paralleli, vi svelo un piccolo trucco. Posizioniamo un pezzo di nastro carta a terra, dove andremo ad incollare successivamente, in sequenza, tutti i pezzi che dovranno comporre il nostro portamatite. Ora ricaviamo una tavola da un centimetro e mezzo di spessore che ci servirà per la successiva fase. Ora prendiamo la base del nostro portapenne e su un lato, con l'aiuto della sega o anche di una normalissima fresa, ricaviamo una sede, quella che ospiterà il pezzo precedentemente tagliato. Con una fresa tonda fresiamo la parte frontale della base del nostro portapenne. Passiamo ora alla carteggiatura. Personalmente ho carteggiato tutto con carta vetrata con grana 180, ma se volete potete anche utilizzare grane molto più fini. Una volta che la colla si è asciugata, passiamo al trapano a colonna. Con una freccia da 35 ricaveremo un piccolo alloggiamento sulla base del portapenne che servirà come portattache. Ora che abbiamo creato il nostro alloggiamento, con uno scalpello ben affilato
asportiamo le parti eccedenti. Per mettere in risalto le venature del legno utilizzato per il nostro progetto, in questo caso l'olivo, utilizziamo un olio protettivo per mobili da giardino. Una volta essiccato l'olio, ho rifinito il progetto con due mani di finitura trasparente all'acqua. Ed eccoci qui, giunti alla fine del nostro progetto. Per prima cosa ringrazio tutti per aver dedicato un po' del vostro tempo alla visualizzazione di questo progetto. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace e condividetelo con i vostri contatti. Se volete, commentatelo, datemi dei suggerimenti e fatemi notare dei difetti, oppure ditemi cosa vorreste migliorare. Se non siete ancora iscritti, cliccate sul logo qui in basso a destra e registratevi al canale. È gratis, cliccando sulla campanella sarete sempre aggiornati sui nuovi progetti che caricherò. Grazie ancora a tutti e al prossimo video.